Mariano Tarantino, presidente dello Sporting Ordona, che riparte dopo una stagione sfortunata, felice in una prima parte e sfortunata in una seconda. Questa volta si ripartirà da un nuovo tecnico, qual è il nome? Sì, si ripartirà da un nuovo tecnico, che il nuovo tecnico è Antonio Lomuscio, che l'anno scorso ha allenato i Real City. Ecco, una rivalità lo scorso anno con la Real City in Coppa, con il campionato, insomma, dei verbi anche abbastanza vivaci. Sì, vabbè, ci sta rivalità perché il calcio è uno sport che si deve giocare una squadra contro l'altra, per cui ci sono dei punti di vista che non si possono condividere. Però a questo punto non è detto che non condividendo questi punti di vista poi un giorno non si può collaborare, perché secondo me Antonio Lomuscio è la persona che ha sposato il mio progetto, ha lasciato la maggior parte dei giocatori che c'erano, saranno riconfermati, per cui lui mi ha dato più tranquillità di altri tecnici per quanto riguarda la situazione degli under. Ecco, si è parlato di tanti nomi in questa estate, si è aspettato fino quasi alla fine diciamo, della scelta di tutte le società, siete stati forse tra le ultime società a scegliere il tecnico perché si è voluto valutare tanti profili e Lomuscio è stato poi quello decisivo. Sì, Lomuscio è stato decisivo, diciamo che quest'anno io voglio ripartire, non ho l'assillo di come gli altri anni di vincere il campionato, di fare campionato di vertice. Certamente cercheremo di fare bene, però con un punto di ripartenza dal settore under alla squadra grande, perché la squadra grande sono stati convocati circa 7-8 di quelli dell'anno scorso. Poi sono stati inseriti qualche altro e sarà ancora inserito qualche altro che porterà il mister. Però diciamo che adesso è un punto di partenza per questa società. Ecco, sicuramente non sarà l'assillo la vittoria da quello che ci stai confermando, però in giro rispetto ad altri anni forse sarà una promozione un po' livellata verso il basso rispetto a qualche anno fa, quindi magari un playoff si può sempre puntare. Sì, vabbè, questo è indubbio. Io punterò sempre al vertice del campionato. Però come tutti gli anni, se quello che arriva è buono, perché ho perso la finale col Canosa, quest'anno sono arrivato quinto e non ho fatto i playoff per il problema delle distanze dei punti. 3 anni fa la stessa cosa con Ricucci, per cui adesso cerchiamo, come ho detto poc'anzi, di riprogrammare tutto. Vediamo, perché io voglio ripartire con un buon settore under 18, dove voglio rifare un under 18 abbastanza quotato, non a livello di classifica, ma sperando di portare ragazzi più possibili in prima squadra, perché Lomuscio mi ha assicurato che lui ha dei buoni ragazzi 98-99 e già quelli che noi abbiamo andiamo ad aggiungere questi ragazzi con il tecnico Fabrizio Mascia, che sicuramente è un tecnico abbastanza competente perché si sta già muovendo a 360 gradi sulla costruzione della squadra dell'Under 18. Poi dobbiamo cercare di fare bene e cercare di arrivare più in alto possibile. Se c'è la possibilità di fare il salto di categoria, che ben venga, io sono subito pronto ad a trovarlo e ad andare avanti. Se poi non viene il salto di categoria, più pazienza, come tutti gli altri anni, arrivati sti tempi ci dobbiamo rimboccare le maniche e ripartire con una programmazione, perché voi tutti sapete, io il calcio lo faccio per passione. Se viene il salto di categoria è buono, altrimenti pazienza, visto che dopo tanti anni che ho programmato non è arrivato, quest'altro anno sarà come gli altri anni, lo accettiamo, sarà migliore, che ben venga. Ecco, non ci sarà l'assillo della vittoria, però ci sarà tanta passione, tanto impegno e soprattutto ci sarà anche da valutare alcune situazioni che riguardano il campo sportivo, perché Ordona comunque rimarrà la sede dello Sporting. Sì, Ordona è la sede dello Sporting, io sono Sporting Ordun, sono residente presso il campo sportivo di Ordun, per cui il campionato di quest'anno lo svolgerò ad Ordun. Poi vediamo, quando mi iscriverò al campionato, dopo il 1° luglio vediamo che succede, però io penso che in linea di massima rimarremo a Ordun. Se poi qualcuno ha qualche altra scelta, me lo dicesse, però penso che non possono togliermi il campo, poi tutto è possibile. Ecco, per quanto riguarda invece i nomi, si parla di una grossa riconferma, un blocco che rimarrà tra questi quali dei calciatori che c'erano la scorsa stagione. Vabbè, tra i riconfermati sono più o meno quelli che sono lo zoccolo duro della squadra. Poi sicuramente a questo zoccolo duro bisogna aggiungere qualche altro calciatore di spessore,
vediamo che già abbiamo contattato e stiamo addirittura d'arrivo, e poi ci sarà gli under, perché il problema degli under dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, perché dopo il 25 di giugno si saprà se gli under continueranno ad essere tre promozioni d'eccellenza e tre in prima e seconda categoria. Dopo il 25 giugno può essere portata la nuova regola, due in promozione d'eccellenza e annullati gli under prima, seconda e terza categoria. Ecco, tu che sei un profondo conoscitore di tutto l'ambiente foggiano e pugliese del calcio dilettantistico, si parla di tante novità, sarà una stagione importante, a breve ci sarà anche un incontro con il Foggia Calcio che affronterà il campionato di primavera e il campionato di Serie B, quindi una programmazione potrebbe esserci anche con le realtà del territorio foggiano. Poi ci saranno le grandi sorelle della Serie D, si parla anche di qualche fusione, si parla di obiettivi importanti, anche di un'iscrizione gratuita per la squadra in terza categoria. Che stagione sarà? Questa diciamo che adesso è soltanto un pur parlare, ognuno si sta organizzando a modo suo. Per quanto riguarda l'iscrizione gratuita della terza categoria, bisogna sempre attendere le norme federali che lo confermano sui comunicati ufficiali, perché poi di dire tante cose, di dire si può dire tutto in giro. Per quanto riguarda il Foggia Calcio, loro hanno fatto una richiesta che vogliono un incontro giorno 15 presso lo stadio Zaccheria di Foggia, noi sicuramente parteciperemo per capire loro che cosa vogliono e che cosa vogliono fare, se vogliono costruire un qualcosa di buono. Poi vedremo, se quello che loro vogliono costruire secondo noi è costruttivo, possiamo anche accettarlo. Ecco, vedendo invece nel territorio dei Reali City un Erdonia che forse lascerà la prima categoria, uno Stonella invece che punterà a un'ottima prima categoria, un Ortanova che punta ad andare in prima categoria con il ripescaggio, che annata sarà? Vabbè, l'Erdonia che non si iscrive non è detta, perché come ho detto poc'anzi, di questi giorni si parla di tante cose, poi questo si vedrà sempre a luglio, inizio agosto. Per quanto riguarda lo Stornariello, penso che possa fare un buon campionato di prima categoria con quei giocatori che ha, e sicuramente prendere qualche altro. E l'Ortanova ti posso garantire che farà la domanda di ripescaggio e si giocherà tutte le carte per poter fare la prima categoria. E se l'Ortanova viene ripescato in prima categoria, secondo me può essere una delle protagoniste l'anno prossimo del campionato per approdare i playoff per la promozione. Ecco, invece per quanto riguarda i cugini della Real City, altri derby anche quest'anno, magari insomma arriveranno anche in Coppa, arriveranno in campionato sicuramente, e forse giocherete sul sintetico a Stornà. Sì, sicuramente sì, loro giocheranno anche loro sul sintetico a Stornà. Gli voglio fare i complimenti a Michele Rossetti che è ritornato al timone della prima squadra dei Real City. Sicuramente Michele organizzerà una buona squadra di vertice l'anno prossimo, come lui ben sa fare, e voglio fare tanto un in bocca al lupo sia a Felice Di Croce, che è il responsabile del settore giovanile e con Michele Rossetti anche della prima squadra, e a Fiordelisi a Rotterdam per un buon campionato. Le altre cugine invece in promozione, San Marco, Ascoli, che in realtà saranno? Vabbè, quella è una realtà che adesso non si sa niente, noi sappiamo bene là come funziona, che ogni anno parlano, dicono, fanno, disfanno, per cui bisogna sempre aspettare a lui. L'unica cosa che ti posso dire, siamo noi i Real City, che ormai abbiamo una base di partenza e ci stiamo già organizzando. Ecco, prima di chiudere, un messaggio ai calciatori che arriveranno allo Sporting Ordona. Cosa devono aspettarsi e con quale spirito dovranno affrontare questo progetto? Vabbè, i giocatori che vengono allo Sporting Ordona si devono aspettare quello che si sono sempre aspettati, la serietà della società e il massimo impegno. Lo spirito è cercare sempre di fare bene, cercare sempre di andare avanti. Speriamo quest'anno che sia l'anno giusto, però come ho detto poc'anzi, questo è un anno di programmazione. Poi vediamo, perché se noi dobbiamo andare in una categoria superiore e non abbiamo le basi di programmazione, è inutile andarci. Noi dobbiamo prima programmare, se noi abbiamo tutti gli under al punto giusto, abbiamo i giocatori che possono affrontare quella categoria, allora è giusto che con lo stesso gruppo si va avanti. Vedi le squadre di Serie B e di Serie C che dopo due anni si ritrovano in Serie A e delle squadre di Serie C che fanno bene in Serie B. Per cui secondo me il modello è quello, bisogna costruire da dietro per poi poter mantenere. Non è una questione di soldi, di quella, di quella. Sì, è vero che la prima cosa è quella, però la cosa più importante è un'ottima programmazione, avere dei giocatori almeno per 2-3 anni. E poi in questi 2-3 anni non bisogna scombussolare la squadra, bisogna solo inserire e togliere pian piano la pedina una per volta.
Ecco, prima di salutarci, gli impianti sportivi, forse sono un'altra pecca, c'è bisogno di una correlazione con le istituzioni, ci sono 200 milioni in arrivo dal credito sportivo, potrebbe essere un'occasione per chi vuole comunque dare il suo contributo per gli impianti sportivi. Sì, vabbè, però io ho letto bene il regolamento perché ci sono 200.000 euro per gli impianti sportivi, però leggendo bene, lì ci sono dei soldi a livello nazionale per gli impianti sportivi che si può arrivare fino a 200.000 euro. Poi quando faranno tutti la domanda per accedere a questi 200.000 euro, poi bisogna vedere. Il CUNI quando ti delibera e quando ti dà e se ci sono dei soldi a disposizione, cioè non leggiamola bene la legge prima di dire ci sono 200, non sono 200.000 euro a città, si può arrivare fino a 200.000 euro, che sono due cose distinte e separate. Serve Sono state. comunque l'interesse da parte delle istituzioni. Sì, perché queste 200, fino a 200.000 euro si possono dare a cambi. Diciamo di proprietà o in gestione dei comuni, non si possono dare questi 200.000 euro a cambi privati. Perfetto, grazie, in bocca al Ecco, lupo. grazie.